Siamo di nuovo collegati con il San Paolo di Napoli, virtualmente perché siamo sul campo numero 1 della sede del Subbuteo Club Real Tripolitania per trasmettervi, stiamo trasmettendo la partita valida per la 10ª giornata di Serie A 2017-2018 fra il Napoli di Lorenzo Sibilla e il Genoa di Renato Maltiro. Ricordiamo che l'arbitro della partita è Roberto Di Carlo. Il primo tempo è terminato sull'1-0 per il Napoli, gol di Insigne. Le riprese e il commento sono a cura di Raimondo Rodio. Mentre l'aiuto al commento è Vincenzo De Martino. Vincenzo, vediamo adesso questo secondo tempo, il Genoa come reagisce. Sarà estremamente interessante vedere come, se che tipo di reazione ci sarà da parte del Genoa, oppure se il Napoli intenderà replicare lo stesso atteggiamento aggressivo che ha utilizzato nel corso della prima frazione di gioco. Intanto già vedo una cosa, che la difesa del Genoa è ovviamente si getta tutto, però lì vedo due giocatori del Napoli assolutamente soli in attacco. Vediamo un attimo. Qui praticamente o la palla stacca per il Genoa, o riesce a pareggiare o prende un'imbarcata. Angolo. Però intanto Genoa sta attaccando a tutta forza in questa prima fase, lasciando ovviamente praterie per gli eventuali attacchi del Napoli, che come sappiamo con la velocità dei suoi uomini rischia di essere letale. Eh sì, ricordiamo Mertens, Insigne, Hamsik sono letali nel gioco del calcio reale, e lo sono anche nel gioco miniaturizzato. Nel gioco miniaturizzato prodotto dal Subbuteo Club Real Tripolitania. Ricordiamo, ecco, in questo caso il fuorigioco integrale come nel gioco reale. Entriamo un attimo in cronaca. E Insigne, il numero 24 Insigne, che sta portando la palla, ma spazza il portiere e può rispazzare. Attenzione, c'è un contropiede da parte del Napoli. Vediamo un attimo Hamsik, che però sbaglia. Adesso si aprono ampie praterie per il Genoa. E deve stare molto attento il Genoa però a questi attacchi del Napoli, perché non ha preso purtroppo. Lì è Insigne che manca di poco, ma riprende Insigne la palla. Adesso e spazza via Djukanovic. Attenzione al Genoa, va in avanti, rientra dal fuorigioco Bertolacci, ma in questo caso sbaglia l'intensità del tocco Ricci. Quindi vi è una rimessa laterale del Napoli, vedete che la miniatura rientra in campo, ma viene riposizionata dall'allenatore del Napoli sulla linea laterale e quindi può riprendere. Ripetiamo, nel Subbuteo Club Real Tripolitania non è fallo entrare in campo a seguito di rimessa laterale. Punizione se vuole, non vuole, quindi vantaggio, prende il vantaggio, attenzione. E il Genoa che però prende e intercetta la palla il giocatore del Napoli, ma riprende il Genoa, attenzione, riprende il Genoa e rimessa al fondo, perché si contrappone al tiro di La Padula, proprio palladino del Genoa. Qui siamo impallati in questo caso, il video dagli stessi allenatori che stanno rimettendo in posizione la propria squadra.
A che minuto siamo arrivati? Chiedo alla regia. 10. Manco 10 minuti, è il quinto del secondo tempo. 10 minuti siamo arrivati, quindi manca un terzo della gara. Una gara comunque piacevole. Ricordiamo che il Napoli viaggia nelle zone alte della classifica, in questo momento si trova al terzo posto. Al primo posto, ricordiamo, si trova la Fiorentina di Massimiliano Liotti. La Fiorentina di Massimiliano Liotti è al primo posto, campione d'inverno, e venerdì affronterà il Torino di Raimondo Rodio, allenato dal sottoscritto quindi. Mentre il Genoa invece si trova nelle zone basse della classifica, ma non dispera di salvarsi. Non c'è luce, vediamo che c'è luce tra la palla e il... c'è luce, quindi... No, la palla stava... fuori. Questo tiro è di Palladino. Palladino ed è arrivato al settimo minuto di gioco. Adesso è Reina che rimette dal fondo, Pepe Reina. Non esiste fuori gioco sulla rimessa laterale, sulla rimessa dal fondo, scusate, e quindi abbiamo era palla, era rimessa laterale. Ricordiamo che la stessa regola del gioco del calcio, sul rimessa da fondo non c'è fuori gioco. Ecco la rimessa laterale a opera di Hamsik, viene riposizionato e quindi Hamsik riposizionato lì che può prendere la palla volendo, cioè rientra fuori gioco, e Hamsik quindi che prende la palla ed è punizione in questo caso, punizione per il Napoli, perché il giocatore, l'ultimo difensore del Genoa, in questo caso Spolli, ha intercettato la palla mentre non era in suo possesso. Allora, questo qui. Vediamo gli sviluppi di questa punizione. Vincenzo, che ne pensi? Interessantissimo vedere gli sviluppi. Attenzione, di questa azione. Punizione diretta, qui è una punizione diretta che potrebbe essere tale, stare molto attenti. Sappiamo Insigne come può essere letale in questi casi, quindi attenzione, ci appropinquiamo a vedere una punizione diretta da parte del Napoli. In questo caso, come vedete, non esiste il back, ma è calcio di punizione diretto. Ecco, vediamo un attimino. È alla battuta, si trova Insigne, tiro, e la barriera riesce in questo caso a ribattere su angolo. Match veramente avvincente, se mi permetti, Raimondo. Ciascuna delle due squadre può segnare da un momento all'altro. Sì. A riprova dell'equilibrio. Non sembra che ci sono più di 15 punti di distanza tra Napoli e Genoa in classifica. Perin rinvia, Genoa liscia, attenzione che adesso è il Napoli, rientra dal fuorigioco e quindi una mossa difensiva. Quindi vediamo un attimo, no, liscio anche da parte del giocatore del Napoli, liscio da parte del giocatore del Genoa, prende e intercetta. In questo caso è un'ottima mossa difensiva. Attenzione che il Genoa va in attacco, ma in una zona dove non vediamo maglie rosso-blu. Genoa, ed è Perin che esce,
devi stare molto attento a questa linea. Può riprendere il portiere perché ha preso prima il Genoa, ma è palla del Napoli. Attenzione, parata di Perin, ma è sempre palla del Napoli. Adesso è ribaltamento di fronte del Genoa che si trova vediamo un attimo qui no peccato ed è rimessa laterale a opera del Genoa che sta facendo uno sforzo per terminare questo pareggio. Perché dietro? Avete sentito le imprecazioni da parte dell'allenatore del Genoa per una rimessa leggermente più lontana da quello che voleva fare. E adesso è il Napoli che riparte in contropiede. Attenzione, entra in aria, può tirare angolo. Mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine del tempo regolamentare, salvo extra time dell'arbitro. Siamo sempre 1-0 per il Napoli, che adesso sta operando questo calcio d'angolo. Pericolosissimo, attenzione, parata miracolosa di Perin. Su tiro di Hamsik. Vincenzo. Veramente seguiamo con trepidazione gli ultimi momenti in cui può succedere veramente di tutto. Presa. Attenzione, qui in questo momento il Genoa si va in attacco. Io con questi due non sto a fare il gioco, giusto? Quello che fa? Sì, l'ha tolto il fuori gioco, aspetta. Diventi a fuori gioco. Vediamo questo Genoa che cosa fa. No. E però la palla viene intercettata da un difensore del Napoli che rinvia. Adesso vedrà un rinvio. Nessuno è fuori gioco. Rinvio da parte di Allan e la palla va per chirurgicamente ad Hamsik, mentre Genoa rientra da fuori gioco da parte di Hamsik e di Calleon. Ancora una mossa difensiva da parte del Genoa. Okay. Calleon la palla e passa. Sempre intercetta Hamsik. Ma è il Genoa che ha ma però liscia, attenzione, ancora quindi Insigne che prende la palla. Punizione però purtroppo è Calleon che ingenuamente ha operato un calcio di punizione mentre era una posizione favorevole per il Napoli. Ultimi assalti finali. Chiediamo alla regia quanto mi dicono un minuto di recupero, 30 secondi alla fine più un minuto, quindi rimane un minuto e mezzo per le speranze del Genoa di pervenire al pareggio. Punizione del Genoa, va in attacco. Mi
e c'è Reina che si appresta al rinvio. Che però, attenzione, allora in questo caso è porta vuota, deve scegliere il giocatore con cui effettuare. Quindi uno, e no, non è più porta vuota. E intercetta, quindi il Genoa si... rimessa al fondo, si deve assolutamente sbrigare il Genoa perché questi sono gli ultimi secondi di gioco. Ultimi secondi di gioco. Quando sopra è finito, eh? Ultimi secondi di gioco. Perin, disperata. Perin e suona, finita. E allora 1-0 per il Napoli. 1-0 per il Napoli al San Paolo di Napoli. La partita finisce qui. Intervistiamo subito l'allenatore del Napoli, mentre invece l'arbitro chiede poi la votazione. Lorenzo Sibilla, mister. È stata durissima, Genoa mi ha impegnato tantissimo, è stata una partita molto difficile, comunque siamo contenti che l'abbiamo portata in porto, perché queste partite sono insidiose. Sono molto insidiose. Il Genoa è un'ottima squadra che ha dimostrato di saper giocare e penso che sicuramente si salverà. La salvezza è alla sua portata. Io credo proprio di sì, perché ha tutti i mezzi per poter riuscire nell'impresa. Bene, con questa vittoria si porta il Napoli in una posizione favorevolissima, certo in attesa adesso del venerdì prossimo delle partite di Milan e soprattutto di Fiorentina. Certo. Che sono due squadre fortissime, noi cerchiamo di stargli dietro il più possibile, poi vedremo alla fine. Certo, obiettivo è lo scudetto, però sì, quest'anno, quest'anno abbiamo quattro... Non ci siamo posti obiettivi in particolare, giochiamo partita per partita, poi alla fine vediamo dove riusciamo ad arrivare. I posti Champions, come nel calcio reale, sono quattro, certo, nella Serie A reale, e quindi questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter ambire alla Champions. A un certo punto i tifosi hanno anche... suonato la musica della Champions, quindi se la sentono ormai i tifosi del Napoli. Speriamo, io ce la metto tutta, i ragazzi in campo pure danno il massimo, quindi speriamo di riuscirci. Va bene, allora mister, complimenti. Grazie. Per questa prima vittoria, per questa prima partita del 2018, sì, positiva per i colori azzurri. Grazie a tutti. E allora adesso passiamo a intervistare Mister, sì. L'allenatore del Napoli ha dimenticato che ha giocato contro il suo passato, perché l'anno scorso con Genoa ce l'aveva lui, e forse è stato difficile anche per quello. Comunque noi abbiamo giocato la nostra partita, volevamo riscattarci dopo la Coppa Italia, che non ci andava veramente giù l'eliminazione. Tutto sommato abbiamo giocato bene, abbiamo giocato una gran bella partita. Avete giocato in un ambiente ostico, abbiamo sentito i canti del Napoli, dei tifosi che abbiamo sentito. Beh, ovviamente è difficile giocare in un campo ostico, però comunque sia non ci abbiamo nemmeno fatto caso, abbiamo prodotto il nostro gioco fino all'ultimo secondo. È vero. Questo complimenti, perché la partita è rimasta sempre in bilico, abbiamo visto ottime parate da parte di Perin pure. Sì, ma il portiere quest'anno, a parte l'inizio stagione che veramente non si riconosceva rispetto agli anni passati, quest'anno si sta riprendendo bene e sta facendo un'ottima prestazione, ma del resto come tutta la squadra, tutto sommato i 7 punti che ho ottenuto fino adesso non sono usciti così, ma frutto di un gioco, di una costruzione di gioco che sta portando i propri frutti. Il tecnico del Napoli ha elogiato e ha detto che è stato molto difficile
giocare contro un Genoa ben organizzato, cosa vuol dire a sua volta al Napoli e a questa squadra? Beh, anche il Napoli è una squadra ben organizzata. Ricordiamoci che l'allenatore del Napoli ha vinto uno scudetto con questa squadra, quindi sicuramente non è un avversario, cioè un cliente molto facile, però comunque sia è stato molto molto bravo, abbiamo dato la vita a una bellissima partita. Secondo me supereremo anche gli ascolti rispetto all'anno scorso. Adesso vi aspetta la sfida contro la SPAL, che è una sfida difficile, perché la SPAL nel frattempo ha cambiato allenatore. SPAL ha cambiato allenatore. Leonardo Raso, ricordiamo. Sì, ha recuperato più due punti. Molto bravo. Ha recuperato due punti con due squadre difficilissime sì. da affrontare. Comunque sia degno di rispetto. Probabilmente lui non merita la Serie B. No, probabilmente no. Sicuramente sarà una bellissima partita. Benissimo. Spero che, come questa, spero. Mister, le faccio i complimenti per il proseguo della stagione. In bocca al lupo. E allora, dallo Stato San Paolo è tutto, amici videospettatori. Da Raimondo Rodio, che vi ha fatto questa telecronaca, e da Vincenzo De Martino. Una buona serata e arrivederci alla prossima partita, sempre con Subbuteo Club Real Tripolitania Channel.